Eccoci al secondo episodio di Crea la tua palestra. Oggi avrei dovuto parlare, come da copione, della costruzione dello scheletro, ma in questi giorni ho riflettuto e ho trovato degli escamotage per farti rendere appunto più semplice tutta la costruzione della struttura dello scheletro. Quindi preparare i pannelli, ragnarli e successivamente utilizzarli come strumento di misura per creare lo scheletro. Oggi ti parlerò proprio della preparazione dei pannelli. Iniziamo. Allora, innanzitutto prendi i due travi, li posizioni a terra, li metti in posizione parallela fra di loro a distanza di 1 metro. Dopodiché posizioni i pannelli al di sopra di questi travi. L'utilizzo dei pali serve proprio a creare una distanza fra il pannello e il pavimento in modo tale da non bucare per terra. Il pannello lo posizioni al di sopra dei travi in maniera tale anche quello perpendicolare di traverso, quindi i pali li metti così e il pannello sopra. Conviene che tu metti il pannello al di sopra in maniera tale che sbordino dal di sotto e si vedano dove passano i travi, in maniera tale che non fuori anche i travi, ok? Poi posizioni anche l'altro pannello. Allora, posizionare i due pannelli uno sopra l'altro serve fondamentalmente a ridurre tantissimo il tempo di lavorazione. Perché? Perché noi in questo modo facciamo un segno e facciamo un foro che vale per tutti e due i pannelli. In questa maniera si riduce enormemente il lavoro, quindi fai il lavoro una volta sola. Allora, per fare tutto ciò, prendi il pannello, metti il secondo pannello sopra, lo allinei uno spigolo, fissi con una vite uno spigolo, poi sistemi il pannello e vai a fissare l'altro spigolo. In questa maniera c'hai i due pannelli fissati e quindi non si muoveranno più e quindi la misura sarà valevole per tutti e due i pannelli. Eccoci, una volta fissati i due pannelli andiamo a lavorare sulla dima, cioè praticamente la griglia di come ottimizzare i fori in maniera tale da garantirti, diciamo, una distribuzione più omogenea delle prese. Io, nella mia esperienza praticamente di 7 palestre e 3 muri casalinghi, opto per una distanza di 20 centimetri fra un buco e un altro di, diciamo, di media. Questo non vuol dire che tu debba fare tutti i buchi a distanza di 20 centimetri. Questo perché? Perché se tu metti, facciamo che un pannello, mettiamo un pannello sopra l'altro, dal margine, se tu conti 20 qua e poi conti 20 di qua, la distanza effettiva del pannello sarà di 40 centimetri, quando invece noi dobbiamo fare 20. Quindi dai margini noi conteremo 10 centimetri in questo caso. Le motivazioni per la distanza di 20 centimetri è perché in questa maniera tu potrai prendere delle prese anche più o meno grandi e non avrai una distribuzione caotica delle prese. Per come sono fatto io, le prese troppo appiccicate non mi piacciono. Allora, come si procede ad effettuare questa griglia? Io ora ti dirò esattamente le misure da prendere se tu vuoi seguire il mio consiglio, a partire dai margini, ok? Allora, il pannello ha un lato lungo e un lato corto. Allora, sul lato corto tu dovrai segnarti. Il primo segno sarà a 10 cm, il secondo segno sarà a 30 cm, il terzo segno sarà a 50 cm, 70 cm, 90 cm, 110 cm e al finale, finito perché è 122, avanzeranno 2 cm, però quello sarà praticamente il bordo di un pannello, sarà il bordo inferiore, dell'altro pannello sarà il bordo superiore. Quindi quando tu hai preso 10 cm, da dove hai iniziato a prendere la misura, metterai una freccia, ok? Questa freccia ti ricorderà dov'è che deve andare il bordo del pannello. Dove tu hai la freccia deve andare al centro. Al centro del montaggio, se metti uno sopra l'altro, in questa maniera quell'avanzo di 12 cm sotto andrà a finire sotto e 12 cm andrà a finire in alto, dove? Sul soffitto o su terra. In questa maniera tu avrai dei margini con il soffitto e con il piede a terra, appoggio per il piede potrà avere l'angolazione, potrai abbassare il tallone. Per quanto riguarda invece la lunghezza e quindi i segni che dovrai fare sul margine più lungo del pannello, invece in realtà sarà diverso. Perché? Perché la lunghezza è 2,44, quindi io ti consiglio di partire da 12 centimetri. Il secondo a 32, il terzo a 52, il quarto a 72
92, 112, 132, 152, 172, 192, 212, 232 e così ti avanzano i 12 cm finali. Quindi sui bordi tu ci avrai 12 e 12, ok? Che tra l'altro ti serviranno perché dove andrai a posizionare i travi. Quindi una volta che hai tutto il quadro dei segni, tu basterà che io ho utilizzato, come puoi ben vedere, ho utilizzato un pannello, però in realtà lo puoi fare con lo stesso, direttamente con il metro. Quindi tu parti dal lato corto e ti sposti sui segni e con il metro, direttamente con il metro stirato, ti segni i vari punti che sono sempre gli stessi. Quindi ti sposti dal lato corto, quindi ci avrai il primo segno 10, 30, 50 e vai avanti. Ti sposti sul 32 è uguale 10, 20, 10, 30, 50, 70. Io te li metterò segnati, rispetta chiaramente questi segni, così in questa maniera la griglia sarà tutta bella allineata e non avrai problemi di zigzag. Questo a prescindere da un ordine, estetico, in realtà poi ti ritornerà funzionale perché tu avrai tutte delle prese allineate e quindi potrai utilizzare una battaglia navale per riconoscere la posizione delle varie prese. Questo ti porterà in realtà a non solo avere una memoria dei traversi, ma in questa maniera tutti i percorsi che potrai fare non ti serviranno solo per, ne so, con un tuo amico condividere, o in questo caso col catawall, condividere gli esercizi, quelli che eseguirò io o i percorsi che ti eseguirò io, ma anche per una memoria tua personale. Quindi tu i percorsi te li potrai scrivere, segnarteli e avere come riferimento per vedere se migliori oppure no. Quello che viene detto in gergo viene chiamato stimolo. Stimolo perché? Perché se tu non percepisci il miglioramento, tendi a faticare psicologicamente, quindi ti andrà nella pesantezza perché non riconosci il tuo miglioramento ed è una cosa molto molto importante. Eseguiti i segni su tutto il pannello, quindi fatta la griglia, segnata tutta la griglia, incomincerai con la foratura. Quindi prolunga, trapana e foratura. La foratura ha due punti fondamentali. Allora, uno, cercare di riuscire a forare in maniera perpendicolare al tuo piano di lavoro, quindi al pannello. Questo perché? Perché fa il buco storto, quindi il buco storto vuol dire che quando tu avrai il ragno si posizionerà storto e quindi la presa andrà a lavorare male se riuscirai ad avvitare la presa. Quindi conviene andare più o meno più possibile perpendicolare. Attenzione che non stai su un piano solo, ma stai in 3D. Quindi la tua inclinazione potrebbe essere da sinistra a destra o avanti e dietro. Quindi devi riuscire a rispettare l'ortogonalità, la perpendicolarità sul piano da tutti i punti, da tutti, su tutti gli altri piani. Basta che ci stai un minimo attento, ok? Comunque poi lo vedi. La seconda cosa molto importante è che non devi spingere troppo perché sennò andrai a creare il fenomeno della sfondatura. La sfondatura cosa porta? Se tu spingi troppo sulla punta, andrai fondamentalmente a sfondare l'ultimo pezzetto del pannello sotto. Quindi la parte più esterna del pannello di sotto creerà delle rotture in questa maniera qua. Si apriranno e creeranno delle schegge. Allora, è abbastanza normale con la foratura normale, ma se te vai a sfondare queste schegge diventeranno abbastanza grosse e queste, anche se tu le potrai pulire con della carta vetrata, in realtà rimarranno dei solchi, il che non è bello, vai a rovinare il pannello. Quindi il lavoro del trapano devi cercare di fare eseguire dal trapano stesso, o anzi dalla punta stessa. È la punta che si dovrebbe quasi avvitare e creare il buco, perché questo è il principio del foro, soprattutto a legno. Questo si avvita e cerca lui. Quindi tu fai un minimo di pressione e la punta chiama. Una volta eseguito tutti i fori, io ti consiglio ovviamente di pulire perché? Perché ci avrai ovviamente tutta la segatura e quella cosa non è comoda per poi lavorarci sopra, anche perché dopo dovrai metterci i ragni dentro i buchi. Eseguita la foratura, andiamo ora a posizionare i ragni. Ci sono due generi di ragno, ci sta il ragno che si fissa con la vite e il ragno che ha le punte a incastro. Allora,
Il concetto del ragno è che, come detto prima, del foro deve essere ortogonale, perpendicolare, e quindi lo stesso ragno si dovrà posizionare all'interno del foro in maniera perpendicolare, in modo tale da garantire la filettatura, l'invito al filetto del bullone. Se questo viene storto, la filettatura andrà viziata, ok? Allora, con ragno a vite ci sono tutte e due le cose, hanno i pro e i contro. Io consiglio, per mia esperienza, di lavorare con il ragno a vite. Perché? Perché richiede in realtà meno tempo del ragno, quello a incastro con i denti. Il ragno a incastro va, in realtà l'ideale del ragno a incastro, quello con i denti, dovrebbe essere buco per buco chiamato con un bullone e rondella. In questa maniera andrà a posizionarsi ortogonalmente al buco, a prescindere dal buco se è fatto dritto o storto. Ok? Questo è l'ideale. Però tu pensa a farlo 72 volte a pannello e quindi è un lavorone. L'altra soluzione è quella delle viti, che è ogni ragno dovrei mettere 3 viti. Okay. Preferisco avere le viti per esperienza, perché se mi salta il ragno dietro è un po' problematico. Questo non vuol dire che tu, quando andrai ad avvitare le prese, ci devi andare comunque tranquillo, perché se c'hai il ragno a vite e fai e avviti con l'avvitatore e entri storto, che succede con il bullone perché magari sei scomodo, una volta che hai rovinato la filettatura del ragno, devi comunque andare dietro e sostituirlo. Se opti per il ragno a viti, quelli che ho optato io, li devi prima posizionare a mano e poi li devi battere. Tutti e due i ragni, il principio è lo stesso, cioè la parte superiore, che è quella più larga, deve aderire parallelamente alla superficie del pannello. Quindi prima vanno posizionati e poi vanno battuti. Se tu ovviamente le batterai sui bordi troppo forte, andrai a storcere il ragno, quindi sembrerà che l'hai fatta aderire, ma in realtà hai storto il ragno. La forza è sempre deleteria. E un'altra cosa è il concetto anche lì di velocità. Velocità. Se tu lo metti male perché ti devi sbrigare a mettere il ragno, poi tu il pannello, per esempio, io l'ho messo il tetto, poi per andare a cambiare il ragno devo smontare il pannello e riabbassarlo, il che non è facile smontare un pannello dal tetto, perché devi essere comunque sempre in due, perché pesa, poi devi comunque smontare tutte le prese, quindi prima hai messo tutte le prese, poi devi smontare tutte e poi devi smontare tutto il pannello. Poi devi cambiare il ragno, poi devi rimettere il pannello su, riavvitarlo e poi rimetterci tutte le prese. Quindi conviene che questo tipo di lavori ci poni questa è la giusta attenzione, fare in maniera tale che le cose le faccia più precise possibile. Evitare tutte queste controindicazioni, quello che consiglio io è non avvitare mai una presa con l'avvitatore. Una volta che hai messo il ragno a vite, che l'hai battuto dentro, quando andrai ad avvitare le vite, ti ricordo che il filetto delle viti è molto piccolo, quindi non c'è bisogno far fare tanti giri alla vite, perché in realtà lo spazio è piccolo, quindi se tu andrai a forzare, la vite in realtà spanerà il buco, non chiamerà dentro il ragno. Quindi anche lì le viti servono per fissaggio, non per tiraggio, ok? Le viti corte servono solo per fare in modo che non torni indietro, ma non puoi fare in modo che il ragno si avvicini attraverso la vite. Ok, e chiedere troppo. Posizionati i ragni, ora abbiamo il pannello pronto. Al prossimo episodio andremo a utilizzare questo pannello proprio per prendere la misura corretta di dove posizionare le staffe per creare poi lo scheletro, per costruire lo scheletro. Per rimanere aggiornato, ovviamente ti consiglio di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella in modo tale che avrai gli aggiornamenti. Alla prossima.